Bentrovati per pillole di maglia, sempre con l'ausilio del mio campioncino con il quale vi ho già spiegato il punto traforato semplice, la sequenza di lavorazione che sto usando per un mio progetto. Oggi vi faccio vedere come intrecciare i punti non con il ferro ma con l'uncinetto. Cosa importante è usare l'uncinetto che sia dello stesso numero dei ferri che avete usato per il vostro progetto. Qui per il mio campione ho usato dei ferri del numero 3 e andrò a chiudere e a intrecciare le maglie con l'uncinetto del numero 3. La lavorazione è quella classica, solo che invece di usare la punta dell'altro pezzo del ferro, vado ad usare l'uncinetto. Quindi entro normalmente nel punto, come se dovessi lavorare un punto dritto. Carico, estraggo e faccio scivolare dal ferro. Vado nel punto successivo, estraggo il filo dal punto, vado a chiudere la maglia con un punto bassissimo, faccio scivolare dal ferro. Di nuovo entro con l'uncinetto nel punto, faccio uscire il filo, chiudo la maglia che ho sull'uncinetto e faccio scivolare il filo. E continuo fino ad esaurire tutti i punti da chiudere. Vedete che si forma la classica catenella di chiusura che ci sarà molto utile quando dovremo andare a cucire i nostri pezzi. Vedete che la lavorazione è perfetta. È come se fosse stata fatta con i ferri. Entro dal dritto, porto fuori il filo, chiudo la maglia, faccio scivolare la maglia dal ferro. Una volta che abbiamo chiuso tutti i nostri punti del nostro progetto, diamo un punto catenella e siamo pronti per andare a cucire i vari pezzi. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!